1901 viene fondata l'Unione Sportiva Braccio Forte Braccio, che costituisce la sezione di palla e calcio. Dopo i primi esperimenti a carattere goliardico, nel 1910 viene fondata la prima vera squadra di calcio, presidente della quale viene nominato l'onorevole Romeo Gallinga Stewart, quello stesso che nel 1907 all'Arena di Milano era stato eletto presidente della Federazione Sport Atletici e che nel 1912 rappresenterà il nostro governo ai Giochi di Stoccolma. Nel 1911 a Terni, i Grifoni sono tra i protagonisti del torneo interregionale, organizzato dall'Umbria Sportiva e vinto dalla Roman. Nel 1912 la squadra applica il sistema piramidale ed è composta da Bizzarri, Brugnoli, Carattoli, Comparini, Monteneri, Iacobone, Dottorini, Faina, Bottaliga, Fasolo e Sacchi. Nel 1914 alla guida della società a Gallinga succede Antonio Aiò, poi la guerra. A conflitto concluso, i reduci decidono di riunirsi in un'unica società calcistica. Nasce così la Società Sportiva Perugia, che prende come emblema il grifo rampante per colori sociali il bianco e il rosso. Presidente diviene Giuseppe Taticchi, che passa successivamente il mandato a Tiberio Rossi Scotti. Nel 1922 il torneo calcistico vede le seguenti squadre in lizza: Perugia, Tiferno, Foligno, Tolentino, Terni, Macerata, Siena e Ancona. La formazione del Perugia è la seguente: Galli, Cesare Della Torre, Ettore Buonaiuti, Magaldi, Fagioli, Burnenz, Mosconi, Dolci, Gastone Buonaiuti, Pistolesi, Giuseppe Della Torre, prima riserva Canaletti. A questi si aggiungeranno i fratelli Alviero, Leopoldo e Tolbino Riccini, Sanvico, Bimbi e i fratelli Carloni. Compare nel frattempo sulla scena sociale Pippo Nostro, che nel 1925 assume l'incarico di segretario e tale rimarrà fino al 1932 quando, dopo la parentesi di Aldo Falconi, gli subentrerà Bruno Bastianelli. Nel 1929 la formazione è la seguente: Casotti, detto Capaneo, Della Torre, Montico, Campari, Italiani, Riccini, Tombolesi, Rossi, Bellini, Vitalesta, Parrini. Nel 1930 arriva Godigna, il quale, oltre che giocare, cura la preparazione dei giovanissimi De Lillo, Baida, i fratelli Marcello, Rolando ed Ennio Masciolini, Sporteni, Canali, Trona, Brugalossi ed altri. Nel 1931 come allenatore viene chiamato Kutik. Il Perugia vince il proprio girone con Pancrazzi, Sola, Nebbia, Balucani, Godigna, Venter, Vitalesta, Grezzar, Pazzaglia, Castori, Campani, riserva Italiani. Il 3 luglio 1932 la squadra è a Genova per disputarvi la finalissima con la Sampier d'Arenese. La vincitrice salirà in B. Il Perugia gioca stupendamente, ma sul 2-2 l'arbitro Gama inventa addirittura un rigore con il quale determinerà la sconfitta della nostra squadra. 1933-34. Il Perugia passa finalmente in Serie B con la seguente formazione: Pancrazzi, Sola, Nebbia, Lolli, Mancini, Zanni, Vitalesta, Preti, Brossi, Scategni, Tiberti, allenatore Migliorini. I nostri giocatori dopo questo campionato sono talmente richiesti sul mercato che di questa formazione non rimarrà che Sola. Di conseguenza il campionato di Serie B 1934-1935 risulterà addirittura disastroso. Tutto da rifare quindi. Nel 1937-38, allenati da Zagni e Sartori, giocano Galli, Francoia, De Lillo, Bartolini, Massa, Pagliani, Brugalossi, Mattioli, Castellani, Masciolini, Gambino. Nel 1939-40 il Perugia punta di nuovo alla Serie B. La squadra allenata dall'ungherese Peisch è così formata: Malerbi, Andreoli, Negroni, Pesenti, De Angelis, Barluzzi, Mazzetti, attuale allenatore, Ponzinibbio, Varoli, Ricci e Gobbi. La squadra va in testa, ma a causa della guerra l'11 capolavoro di Duilio Becchetti si sfascia inesorabilmente. Dopo questa dolorosa parentesi, si deve arrivare all'anno 1945-46 per ritrovare nuovamente un'efficientissima squadra di calcio che, sotto la guida di Giacobbe Preziotti ed allenata da Malatesta, vede la squadra la seguente formazione: Rega, Brugalossi, Nebbia, Bossi, Erba, Mosca, Lazzarini, Roccasecca, Galassi, Bruni. Vincono a vele spiegate e ritornano in B. È l'anno 1946-47 e la presidenza della squadra è affidata a Francesco Drommi, 2 anni in B e poi di nuovo la retrocessione. Nulla di fatto fino al 1952-53, quando viene chiamato come allenatore Guido Mazzetti, che prelevando elementi dalla società Grifo, finanziata dal giovane industriale Lino Spagnoli, riesce a mettere insieme una squadra efficiente così formata: De Angelis, Lazzari, Paganini, Valdirosa, Cascelli, Grassi, Manferini, Stefani, Totti, Andreoli e Remoli. Con un ottimo campionato terminano al quarto posto, sale intanto alla presidenza Gaetano Salvi. Nel 1954-55 Mazzetti porta la squadra ad un passo dalla B, poi se ne va e viene sostituito da Korostolev, che ben presto lascia il posto a Egidio Rubino, il quale vi rimarrà fino al 1960. Alla fine dello stesso anno ritorna Mazzetti e vi rimane per 2 anni.
In seguito alla presidenza sale Orlando Baldoni ed allenatori sono Meucci prima e Calessi poi. Nel 1963-64 la formazione è la seguente: Boranga, Nicchi, Fiorindi, Roscini, Baroncini, Troiani, Cominato, Nenci, Roffi, Castagnier, Fortini. Nel 1965 è Domenico Bosi a portare il Perugia ad un passo della promozione con la seguente formazione: Boranga, Morosi, Trentini, Nenci, Baroncini, Roscini, Bertolazzi, Lolli, Roffi, Bulli, Redegalli. Nel 1966-67 partito Bosi viene richiamato ancora Mazzetti. Nel frattempo presidente nominato Lino Spagnoli. La squadra registra subito un netto miglioramento ed è così formata: cacciatori Marinelli, Bellei, Azzali, Morosi, Troiani, Cartasegna, Montenovo, Gabetto, Nenci, Mainardi. Il Perugia passa per la terza volta in B e si trasforma in società per azioni. Nel 1967-68 la formazione è la seguente: cacciatori Panio, Olivieri, Grossetti, Polentes, Bacchetta, Dugini, Turchetto, Balestrieri, Piccioni, Mainardi. Riserve di lusso Magnanini, Valsecchi, Marinelli, Azzali, Cartasegna, Lolli, Montenovo, Chiaraluce, Varnier, Morosi, Nunziati. Si è arrivati così all'attuale campionato di calcio, che vede sempre Mazzetti come allenatore e Gianni Spagnoli subentrato alla presidenza al posto di Lino Spagnoli. L'attuale formazione che tutti sanno è la seguente: Mantovani, Panio, Marcucci, Nimis, Catto, Bacchetta, Piccioni, Innocenti, Rasi, Mazzia, Taccetti. Riserve, ma per modo di dire, cacciatori Vanara, Montenovo, Montanari, Giudo, Passalacqua, Chiossi e Catuzzi. Questa è la cronistoria della valorosa squadra del Perugia. Ed i tifosi tutti, intonando a gran voce il loro inno, siamo sicuri che in futuro contribuiranno notevolmente al raggiungimento della massima divisione. Sei la nostra vecchia gloria, sei lo squadrone che nessuno fermerà, noi andremo in Serie A.